Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Anche Ale, dove stiamo andando? No, ragazzi, qualcosa di veramente sconvolgente sta per accadere qua. Posso dirvi molto, a 8000 like ve lo dirò, ma intanto andiamo nell'Omega Putz, ragazzi. Finalmente ci siamo. Finalmente, ragazzi, siamo nell'Omega Putz. Ah, Anna Maria, sono scappato in Sardegna. Non ho più niente a che fare con te, vaffanculo la fregna. Dai. Era partito, zio. Boia, questo è l'Uber Puls, ragazzi. No, sì, veramente. No, qui è vero, ancora più forte. Questo rischio questo devo quasi scoreggia. Astro Puzzo, però. L'astro Puzzo, sai cosa mi ricorda? Tipo... Ora mi tocca portarvi dove c'è il Puzzo vero. Marione sempre con il calcio, il sud in... Ah, del Cosenza calcio, ma esiste veramente questa persona? Non esiste, ma non esiste secondo te una persona con una testa così? Non lo so, ma Sara. Ma se hai il solco per la... delle cuffie? Prova. Ma da cosa nasce questa cosa della fattoria? Che Dada praticamente, io sempre, siccome ogni verde lui. Esatto, ogni per te va in Abruzzo, fa le foto a Monti, fa ma com'è bello stare tra i monti, eh? E tu dici, ma cavolo, fate la fattoria, ti garba la fattoria, lui contento, sì, la fattoria, allora ha detto, chiamate una fattoria, facciamo un giro. Come il bucolico. Sì, cioè più che altro la sua ragazza che l'ha convinta a fare questo, lui dice di sì. Cioè. Quindi muggerà le mucche. Sì, sì, mangia, si mangia. Si mangia le mucche. Allora ragazzi, benvenuti in Torrione. Cos'è? Torrione, guarda. Torrione. Aspetta, mettiti là. Allora in piedi, proprio la vogliamo. Non scappa più perché sa che c'è da bere, vedi? Diego, sei una madre adesso, ti rendi conto? Bravo Diego, sei una madre in questo momento. Vedete che il latte non è bianco, perché è ricco di anticorpi, quindi ha un colore diverso dal solito. Zabba. Zabba. Anche il zapaglione non è male lungo, eh? Sono diverse, invece sono uguali a tutti gli altri. No, esattamente come mi aspettavo, sinceramente. Sinceramente? Non mi prendere in giro. Non mi prendere in giro. Lo vuoi un cannolo? No. L'abbiamo di là. Cannolicchio? Io vorrei tipo... l'inizio, il can... Il senza essere troppo... Cioè io vorrei una tromba da... No! Grazie a Baus, grazie Vittamin. La troviamo una tromba, secondo te? Possibile, scrivo! Non so se mi vedete, credo di sì. Ma pensa se è visto, magari. Se credo sia visto. No, non si è visto, credo. Ok, rimane agli anali, ragazzi, mi sono preso un'intera cagata di vacca addosso, cioè una doccia di merda, per la live di Dario Moccia. Segnatelo, ragazzi. Cacato proprio in faccia e addosso, ma proprio nel viso, eh. È stato meraviglioso. Un'esperienza unica nella vita. Scemo, il punto lo borro pigliato. Ragazzi, siete stupendi, vi saluto con un sempre iconico. Vi vorrei venire a salutarvi, ma poi rimane vuoto. Aspetta. No, un momento, devo. Vai. Croccante. Basta. Comunque, zio, l'hanno chiesto, l'ho detto, fatto due volte. È sempre bello vederti. Bello. Oh, mio Dio, è stato un attimo, eh. È un attimo come innamorarsi, è stato un attimo. Vabbè, basta. Non regge quello che hai detto, se non ti impegnavi. Allora, quando fatti in culo adesso, cioè vabbè, ti frego. Vai. Bravo, ragazzi, pazzesco. Mi rendo conto che purtroppo questo è. Però sono divertito. Montellago è stato un po' massacrante in realtà. Però... È il momento. Ah! Porca zio, ma sei pazzo! Ma sei pazzo! Ti sei messo le cuffie. Io che voglia. Cazzo ti metti le cuffie? Ho capito, ma nemmeno l'hai addosso. Sì, Dario è fuori per evitarsi le cacate nel puzzo, ragazzi. No, solo due alla volta possiamo entrare qua. Ma poi c'è questo qui, è un N9, quelli con l'Intel, c'è dei... Com'è che ti chiami? Diego proverà a alzare il vitello. Damogli un nome a questo vitello che alzi. Getazzo. Vai, Getazzo. Vedi, sa che io... Allora, in un mondo dove... regna ormai sovrana l'apparenza, poter
respirare, vivere il concreto di un gruppo di persone che si sanno divertire, che fanno divertire, ma che si vede che si vogliono bene, è molto raro. Sono molto felice di essere venuto qui, di aver visto Dario, di aver visto tante altre persone, e lo volevo appunto ringraziare per avermi avuto qui in studio. Io mi permetterei di dire energia. 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 Ok? Un grandissimo pezzo. Questo è un grandissimo pezzo di un grandissimo artista. Ragazzi, io ve lo dico, tempo, siamo dicembre 2023, tempo che crepano anni, quindi mettiamo, i bookmaker dicono novembre 2025, è un investimento a brevissimo termine che frutterà. Dare fatto vedere ping pong a Enrico, Enrico ragazzi, ha un grossissimo problema, ma enorme, sì sì, quasi una malattia, gli anime li scansa sempre. Tu sei Peco. Io, no, sì. Sì. Io non scanso gli anime, io scanso le serie. Te, Enrico. Sì. Niente. Che spettacolo, ragazzi. Vediamo se ho beccato la sedia. Porco Dio. Domanda per tutti. Se ci fosse un'invasione di bambini, quanti ne riuscireste a mettere fuori gioco a testa? Milioni. Diciamo la misura del bambino. Forse o zero, per la perché sono bambini. No, io penso dopo che hai fatto fuori il primo ci prendi gusto. Sì, ci prendi gusto. Sì, sì. Io ho zero. Tipo gli squali, una volta che hai assaggiato il sapore del sangue, poi non ne puoi più fare a meno. Tanti, ovviamente stiamo parlando di un videogioco. La stanchezza umana. Beh, non credo di venire sopraffatto da bambini. Ti tiri una scappata, zì, volano a 30 metri un bambino, Sì. Questa è l'idea geniale di Esmort al pezzo. Capito. Sì, Madonna, no. Ma senti? Sì, ma deve... Arza? Speranza in tonalità. Che ce frega? No, come che ce frega? No, 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 no. No, non hai capito, Mike. No, Mike, non hai capito, no, no, no. No, Mike, buttala dentro. Mike, no, cioè, di... scrivi Maranzano. No, no, no. Cerca Maranzano siciliano. Ma non c'entra nulla con la Sardegna. Cioè, italiano, dai. Dai, no, 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 Mike. Questo era lo scacciapensieri, minchia. Questo mi viene un attacco di panico. Grazie mille a Gavrinos, a Paschi Xedda. Ecco Sara, ragazzi. Ok, quello che volevate è arrivato. Ha fatto il suo numero e ha lasciato il palco. Ma Dario non è VDG? Oh! Eccoci. Ci sarà un po' di rumore? Nei 10 mesi bentornati a Ciolino Struggente con il Prime. Benvenuto. Cos'era quest'ultimo gesto? Ciolino. Ho capito. Ma se non lavare più la felpa, ragazzi, voi avete un problema con la topa, però è questo voi lo dovete capire. Non state bene. Così su due piedi, cioè anche arriva Dua Lipa e ti dice fammi un bidet, no? Io mi farei cacare anche in faccia a Dua Lipa, altro che bidet. Vabbè, sono gusti. E da Mr. Potato? Vabbè, Mr. Potato ha un suo perché, voglio dire, No? Vero? Mm-hmm. Nico, sembri Mario prima della droga. Dubito fortemente, non c'è nessuna somiglianza tra me e Mario Sturgnolo, ragazzi. Qual è la telecamera? È quella. Ecco quella là. Un set. Nico, quante mucche hai munto? Tu ma. Sa che è l'omega puzza questo. Ma puzza. Stiamo andando nell'omega puzza. Allora, ragazzi, ora c'è un museo degli odori. Fammela la fritto, giusto? Sì, però la giapponese. Cioè, quella proprio la giapponese, capito? Quella cotoletta. Come si chiama quella? Per me è close, ma quando lo passi comunque al prossimo giro lo stesso. Per me cresce. È abbastanza uguale. Per me cresce. Passa ai sedicesimi. Ma il panco lo prende al pancomat. Sei ritardato comunque, cioè, hai un problema te, Diego, Hai un problema con sti urli, sì, cioè, morirai, ti scoppierà il cervello. Vabbè, ragazzi, adesso bisogna capire che così. Cioè, metti conto, adesso puoi volendo, puoi rompere ulteriormente la situazione, cioè? Abbozzando un manz. Cosa c'è un casino? Quello però ormai sì, però è di memo di... Che belli, però, mamma mia. Vai, mettetegli le mani in bocca. Te la sei a me, tiè. Oi, è grandissimo. In poche parole, comunque, questa è
una tandem, ok? Si muovono 8 mucche a sinistra e 8 mucche a destra. Oh. Oh. Perfetto, se l'ha. No, non gli fa niente, non gli fa niente. Muta, muta, muta. Che piace. Og, quello dovrebbe esserci quei Ducosoni e poi Catolinos. Catoblepa. Così almeno c'è. Dove potresti mettere le chiavi della gabbia dentro cui sarà infilato Mario per l'incontro con gli squali? No, vabbè, ma poi non c'è nessuno. Non... Ciao, Vinzone. Ti manca Blur, Dario? Un po' sì. Un po' sì, ti devo dire la verità. Io ero convinto che fosse venuto a vivere qui per sempre. Sì, sembrava, per un attimo lo è sembrato. Sempre, lo vedevo passare col drink... Ma il vino di sangue misto dietro potete accaparrarvelo. Lunedì, dopo la parentesi dei sosia, ci sarà l'asta a favore dell'AI, l'associazione italiana contro le leucemie, i mielomi e poli, all'apertura del mercato di Gran Bazaar Storm. Di Gran Bazaar Storm, brava Sara. I primi clienti iniziano, aspetta, basso, iniziano ad affollare il bazar. Dovete però attirarli. Devi ovviamente, anzi facciamo partire Sara, devi ruolarla però. Ranocchi! Ranocchi Perz di tutte le misure e dimensioni. No, Sara. Hai detto ranocchi, non sono ranocchi, cioè Perz. Non devi si è arrabbiato, devi essere incazzato. Rispettosa dell'ambientazione. Sei incazzato. Mi presto un secondo i tuoi occhiali. I want a cock in my asshole right now. With... Io da fare, tengo 78 uomini da vada, tengo pure un dato di tanto cavallo. Da cavo. Poli, 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 fa la notte. Su. Non si vede, ma che è la mia, è come la tua. Ma va. Sì. Ma la tua è più alta. Oh, vieni a casa mia, vedi, è come la tua. No. La tua è, se guarda, se ho visto bene, è qua. Leggermente puntata in basso. No, è così. Perché sta. Sì, perché ho gli schermi così. Quindi è sopra, perché sennò c'è lo schermo. Fammi vedere bene come fai. Così è così. Tipo... Dai! No! Mi si è chiuso il pisello. Ma Zabaio. No, aspetta, ho sbagliato. Vinci per la prossima maratona, tanto ce ne saranno altre, no? Sì. Sì. Gruppo di telefono in live? Sì. Sì. Magari un contenuto in una live normale. Ok, un contenuto extra. Eccoci. Va bene, ok. No, io... Esatto, io avevo chiamato Gian Andrea Muglià e Simone non gliel'ha detto per... Ma non è vero! Ma no, ma c'è per proteggerlo, perché ha detto, ma magari poi con il tuo... Cioè, ma anche svinito vero, come persona. Non dire cose, non è vero! A 4 fa effetto tra 2 settimane. Agagaga, agagaga, agagaga. Cos'è questo il commento scritto? Cos'è successo? No, no. Dio, la musica. L'abbiamo fatta arrabbiare. Il dio si è tirato per la contrattazione troppo, troppo lunga. In realtà, no. A Dark Andros rimane una malattia. No, sì? Io perdo tutte. È la sindrome di Down. No. Ma non è una malattia. No, vabbè, però. Questa ambientazione, però. Sì, sì, potrebbe essere. Okay. Cioè, è trasmissibile. Ah, ok. E per sbaglio. Ti cade e finisce Enrico. Finisce Enrico per forza. È tipo che, perché, che era proprio lì, no? In quel momento lì. È una bomba. Bellissimo. Certo, il songwriting non è proprio il massimo, però. No, no, ma basta, no, però fra... non serve essere Murubutu, Ah, certo, non però. Serve, non serve. Anzi, meglio questa. Per me è meglio questa. Questa è di Murubutu. No, ma sì, ma tutti, cioè, tutti quelle. Fa mille voci, bro. Sì. Cioè, quando c'è quel crescendo, Zabbaio. 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 Proprio. Fai, dice, cioè, si indemonisce. Le uova. Mescola bene. Se cacchia spruzzo. Cioè, vai, lavati il culo e torna in cucina. Ma vedi che già è entrato in testa. Ragazzi, è un ascolto. Voi stasera avrete Zabbaio. Oh,
Porca Eva. Ma dove si ascolta? Su Spotify, ragazzi. Zabbaio. Da Dungle, diciamo il nom de plume di Diego, versione cantante. Eravamo a cena, ragazzi. Eravamo al Via dei Quinceri. Al Via dei Quinceri. Abbiamo Victor! Mangiato. E Victor Lasso! No, perché vi... Ma... Victor! È un attimino rivisitata, capito? No, perché Victor è quella versione qua estesa. Sì, tu dici. Gli altri abbiamo già fatto. Vuoi far schizzare a stelle il valore di questa sedia? Facci sedere Sara sopra adesso. Sara, sediti un attimo. Adesso okay. Fai il contesto, vale questa X, sarà adesso vale 3X. Questo sarà l'ultimo oggetto messo in asta. Ci da... mette so- anche i piedi sopra, ragazzi. Ci ha messo. Attenzione. Effettivamente 30K. Ecco fatto. 10K sub. La gente sta andando a rubare le carte di titolo. Allora, genitori, aspetta, quindi quali erano quelli all'asta? Questi sono in tail. Questi sono in tail. Strofina anche la scella, ragazzi. Guarda, sono di Nico. La compro io, ragazzi, se continua così. La comprerà sull'unghia, allora, cavo il contante. Questi... D'altronde, gli rispondo. Zabbaio, 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 Zabbaio! Cioè, incredibile. È proprio buono. Lo Zabbaione. Madonna, stavo tutti robotomizzati. Se non ci credi, sei un coglione. Mamma mia. Omen, omen. Peccato veramente per la connessione, si è visto tutto, solamente che tra una stanza e l'altra ogni tanto cadeva la connessione, ma si è visto tutto, aspetti il montaggino, pappa scodellata e così sei a posto, va bene? Un set. Fa ste storie, fratello, ma non c'è un minimo di pudore addosso, curolili. Ok, ho vinto io. Perché? Perché tu hai detto che ha detto pisciami in bocca. L'ha detto da me addosso. Da me ha detto pisciami in bocca. Qui dice mi pisciami addosso. È un'altra cosa. Da, ragazzi, Ara, trova la clip dove dice pisciami in bocca e prepara l'assegno, voglio vedere la firma proprio. Potete mettere su nei cosi solo occhi, curolili, che sì, comunque io sono un grande amante di pop e... No, sì. Vertical Blue Job. Mamma mia. Cosa? Ha detto peggio! Ha detto Sandro! Andiamo avanti, va. Sandro? Io però non ho sentito niente. Va dai. Bugia, guarda, Una qua e una qua, così. Va bene? E vai su di gambe, ma... Ah, ok. Questo è bello, no, penso, aspetta, te lo dico. Diego! Non ci sto a credere. È pesante? Eh sì. Quanto pesa questo, secondo te? 30. No. Ma te non alzi 30 kg? No. Nemmeno io ce l'ho. Prova, vai. Allora, aspetta. Da dove mi hai detto? Qui? Una lì. E qui sotto il collo? Benissimo, sì. E qua? Vai. Oh, no, non ce la faccio. Ma è più di 30 kg. No, io sono una sega. Ma poi io ho paura. Boia, vabbè, te sei. Ma piccino. Secondo me 45 figli. Piccino, mi ciuccio il pisello, sto aspettando. Non mi ciuccio il pisello, A me mi ciucciato tutti i pantaloni. Prince Faxo, avete pulito? Avete pullato su Dragon Ball Legends? Prince, dammi 100 gift. Adesso. Sa, buona flex al verificato, avete pullato, dai 100. Grazie, Yugen. Ma scusa, ma hai detto te che devo farla dietro? Ho capito, ma devi colpire. Vedi che si illumina quando la colpisci? Sì. Se colpisci nulla. Ma che ne so, mi hai detto che devo prendere da dietro? È andata, prima negata. Ma sono nuovi questi. Senti! Negata. Senti, tu sei pratico. Capito? Io non è che capito? Io non è che ti faccio fare i domini su Genshin. La piedina. La piedina. La piedina. Quanto dice me? Va bene. 33 secondi. Non sto giocando i Pokémon. Questo al maestro piace. Buttiamo dentro Curolili, ho detto io. Perché io ti voglio sempre includere nelle mie cose. Ma questa è una cosa che dico io. Vabbè, ascoltiamo. Mia madre mi piscia in bocca. Ok, è vero. Va bene. Sì! Va bene. Ok, l'ho detto. Ok.
Quanto sono 1000 euro di soldi? No, non le voglio, non le voglio. Te le do. No, no, ma stai scherzando, Sara. No, sto scherzando. No, li voglio. Fai una foto. Ma quanto ti manca, Vic? 9,50. Maiale. La cosa bella è questa. 9,50, sei al limite del no, del no, per essere cieco devi avere... sugli amiibo, lui l'ha appoggiato sugli amiibo, però. Io non posso fare questa cosa con la sua casa perché non ha niente nella sua casa, solo dei pavimenti, delle mura e la scrivania per streamare e basta. E la sua ragazza è schiavizzata. Vorrei provare ad affascinarlo. Ok, posso? Sì. Cosa devo tirare? Sei lesbica. Appunto. Ma io sono serve carisma per affascinarlo. Devi tirare questo dado e fare almeno 13. Però questo è un vantaggio, eh. Questo qui. 18. 18. Allora, cerco di affascinare Bano e voglio convincerlo a cercare di spingerci su con la forza di 1000 soli per far esplodere tutto quello che c'è sotto di noi. E noi siamo sotto. Bano, noi siamo tutt'uno. Siamo insieme, siamo la stessa entità. Lo so che tu sei gay, anch'io sono gay. Sono lesbica, siamo comunque entrambi gay. Ma è etero. Ma io qui sono l'etero numero 151. Lo eri, ma prima eri gay. Che ti sei solo dimenticato di 150. Essere gay. Sì, sì, ti sì, sei sì. Solamente dimenticato di essere gay. In realtà tu eri gay, siamo la stessa entità. Anche se tu sei etero possiamo coesistere nello stesso corpo. Facciamo un po' per uno. Io ho già è successo, di... è successo. Ma non è il zocco delle cuffie, è la testa fatta così. No, no, davvero, è la pelle della testa che si deforma perché abbiamo troppo le cuffie in testa. Però non è il cranio che ti si è deformato. Comunque non direi che siamo in questa condizione. No, 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 no. Però non è il cranio, non è il cranio che si deforma. Treno. Dai, dai, punto esclamativo, prime ragazzi, per non perdervi mai nessun contenuto in questa live, che sarà ancora lunga. Cos'è questa? Cos'è questa? Il giocoliere. E grazie. Latte di Ceci. Grazie a Jody. Ciao Jody. Mio padre e mia madre ha scritto. Vabbè, non tua madre, non so. Non è. Forza Sara. No, Sara, ho cagato nel puzzo e allora si è creato la Kipo. Vabbè. Comunque, ragazzi, non perdetevi nemmeno un contenuto di questa maratona grazie al Prime. Se no, c'è il giftino. Così. Devi fare U3. O 6 anche, vai, ti concedo anche questa 6. Sei, fra! Bella. Perfetto! Ti riesci a prendere a pugni da sola e lei viene colpita comunque dai cazzotti che tu stesso ti stai dando. Però stai ferendo anche te stesso, eh. Ma chi se ne frega, è importante picchiare una lesbica. Io ho la super destrezza. Oddio, quindi non è più etero. Comunque ho la super destrezza. Nel mondo di Torino. Piego le mie ginocchia. La son, il puzzong. Come la vuoi chiamare la Tagini? Oh, è diventato completamente stupido, è diventato. Ha preso a voi, ha assunto gli stessi caratteri e comportamenti vostri. È diventato completamente insopportabile. Ma quello dietro è il fumetto di Venom che si sveglia a mezzanotte? Ma vai a fare... tipo che spaura. È Venom a mezzanotte quello lì. Madonna, il cruderino. Song, l'avete rovinato. Si sveglia a mezzanotte. Ma è per il naso che dicevi? Ma perché lo prendono in giro per il naso? Chissà. Non è un naso. Ma non lo so da dove è nata. È così importante, cioè nel senso... Lo so, non lo so dove è nata Sara. A un certo punto tutti hanno iniziato a notare il suo naso. Comunque, spiegazioni. Sento cauto. Ma com'è possibile? Ma i commenti sono: io faccio teatro, ciao sono Mario Sturniolo, il nostro tucano Poppy Harlong. Mi stupiva che nessuno lo conoscesse, questo modo di... questa forma di dire, per intendere una cosa che per quanto è facile non è gratificante. È cacare uno che sta picchiando. Picchiare uno che sta cacando, scusate, il mio cervello sta avendo dei contatti un po' difficili. Questa stava a fare un ragionamento interessante. Picchiare uno che sta cacando. Scusatemi, no, interrompo. Ho paura. Devo fare una cosa molto importante. Certo, scusate, andiamo ragazzi, via subito. No, no, dovete rimanere qua. Ve lo giuro. Fallo, ho già capito cosa vuoi fare. Te lo non giuro. Non mi sono permesso. Ecco, ok. Non mi sono permesso perché. Poi fatto. Poi cosa succede? Come. Ok. Perché lui è al massimo da. Un uomo, una persona mentre caca è al massimo della sua vulnerabilità, secondo me. No. Fra, immagini di cacare uno che sta picchiando, non ti vuole neanche rispondere, perché è successo? Proprio no, c'ha il... Cacare uno che sta picchiando non è... No, mi alzo, cioè io mi alzerei. Fra, ma c'hai proprio il merdolon che sta scendendo dal culo. Ma se mi dà un pugno mentre sta uscendo lo stronzo? Fra, stai cacando. No, ma. Ma io perché sono un ciccione, devo far finta di essere magro. No, cosa c'entra? Il negro. Il nero sfino. Madonna, mi è uscito. Ovviamente mi è sfuggito, non volevo. Primo che se la gode sta cosa, quindi non fare ciccione. Me la godo! Blur!
ex Melagodiano, come Gianmarco e tanti altri. Adesso smetti di memare le cose sensibili. No, ma non, questo è orribile. All'Aki su questa cosa fa schifo. Emozione alle stelle, ma sembri Mario Sturniolo. Ma sembri Mario Sturniolo? Ma come ti permetti? Questo è violazione della persona. Tu non mi vuoi trattare in questo modo. Io non lo accetto. Io vuoi fare 1v1? No, tu non mi conosci. Cioè, ormai bellissimo. Il dialetto è tutto lui. Quindi io dovrei avere il codice 12. È posto. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Che spettacolo, si può dire. Non ho capito. È una cosa un po' strana questa, non lo so. Non so. Cioè, è vero che inizio a prendere il porto d'armi, ragazzi, per sicurezza. Tengo qua un'arma di difesa. Oh, Dario, cioè urlando. Boh, non so. Pensavo ci fosse Zono Mario. Quanto tempo che non lo sentivo. Ma i vecchi dalla pandemia che non sentivo Zono Mario. Grazie Frettalla. Ti piaceva molto, tra l'altro. Sì, un sacco. Mi hai detto che mi hai fatto smettere. Meno male. No, più che altro ti ho fatto capire cosa significava e perché secondo me dovevi smettere. The Special Nose, vediamo. Ma guarda che non ha un naso così grande. Allora Sara, non esageriamo. Ma no! Dai, io penso di essere perdutamente innamorato di Copertici. Ecco, allora invece di fare discorsi, abbonatevi al suo canale, vai, che fa tutti questi discorsi e poi nelle su live non ci siete mai. Long love dream, der der delo dir. Live 3 è stato un successo, ragazzi. Si va a lettuccio. No, c'è Jack Murcrow. Speriamo gli abbiano sparato al petto con un fucile d'assalto. Non si va a lettuccio finché non arriva Mase, Poli. Ma secondo me posso fare il cazzo che voglio. Io premo termina diretta. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte.